È la prima di Renzo Ulivieri sulla panchina della Regina, è il giorno del riscatto per il Napoli dopo la sconfitta immeritata di Firenze. È l'undicesima giornata del campionato di Serie A, benvenuti a Napoli Regine. Attenzione alla Vezzi, lo scambio, Hamsik in area di rigore, Hamsik alla prima occasione di questo Napoli Regina. Dentro per Zalajeta, chiude la difesa della Regina, Pogliacino rientra ancora per Hamsik, Campagnolo che parata! Sovrapposizione di Grava sul pallone di Hamsik, Grava entra in area di rigore, prova la conclusione e non ci arriva Domizzi a deviare il pallone in rete, Domizzi e Zalajeta. Il cross da parte di Modesto, Ceravolo e Jezzo in anticipo su Amoruso. Ancora l'islandese della bandierina. Palla dentro Vigiani. Il gol di Vigiani, Regina in vantaggio. Clamoroso al San Paolo. Può andare al cross Domizzi. Salta Zalajeta. Lavezzi riesce a tenere il pallone in campo. Scarica ancora per Domizzi. Il cross. Salta Bogliacino. Campagnolo. Miracolo. Ancora il Napoli con Lavezzi, il dribbling del Poccio, Lavezzi vuole addirittura provare la conclusione, rientra Lavezzi allo spazio per calciare, Campagnolo in due tempi, Lavezzi prova a passare, ancora Lavezzi, accelerazione di Lavezzi che entra in area di rigore, Lavezzi finisce giù, calcio di rigore per il Napoli. La rincorsa da parte di Calaiò, la parata di Campagnolo. Riconquista palla dopo averla persa. Gargano, accelera Gargano, ancora Gargano per Lavezzi, il cross basso, la respinta. Gargano può calciare col sinistro, Campagnolo. La punizione direttamente in porta, esce Campagnolo, Garic al volo, la prende male. Resta in attacco però il Napoli, Lavezzi! Salva il Napoli Lavezzi, primo gol al San Paolo, 1-1 nel finale, il salva Napoli Lavezzi. Finisce qui 1-1 tra Napoli e Regina.